Silvio Piscioneri è un maresciallo dei carabinieri in pensione. Originario del Lazio, ha prestato servizio nell'arma lavorando in Sardegna, dove attualmente risiede e ricopre la carica di presidente dell'associazione Io Povero, che si occupa di fornire sostegno ai bambini abbandonati e a quelli in difficoltà. Dall'isola mediterranea, Piscioneri lancia un appello alle istituzioni abruzzesi per donare i quadri recuperati dalle macerie dell'hotel a Rigopiano e acquistati all'asta, che siano di monito per le generazioni future, dichiara il maresciallo in pensione, appassionato di arte e desideroso di far tornare in Abruzzo le nove tele acquistate perché diventino oggetto di un'esposizione permanente e patrimonio di un museo o di un ente intenzionato a valorizzarle. L'associazione è in possesso dal 2021 di tutti i quadri sopravvissuti alla strage dell'hotel Rigopiano, acquistati mediante asta pubblica fatta al Tribunale di Pescara, tutto documentato. I quadri abbiamo intenzione di donarli da diverso tempo, restituirli all'Abruzzo per rafforzare il filo rosso che lega la Sardegna all'Abruzzo dal terremoto dell'Aquila, ma le istituzioni non spesso rispondono. Siamo in contatto con vari comuni, tra cui Pescara, Atri e quant'altro. L'attività dell'associazione qual è? L'attività dell'associazione è al servizio dei bambini abbandonati, quelli che un tempo venivano denominati figli di NN. Noi saremo al loro servizio, faremo un percorso scolastico, educativo, un percorso lavorativo. La comunità sarà intitolata a Rigopiano per non dimenticare mai la strage, proprio perché noi dobbiamo essere riconoscenti purtroppo a tutte quelle vittime che ci sono state, i quali non possono essere venduti perché lì ci sono ancora le anime di 29 persone che chiedono giustizia, per cui noi della Sardegna intendiamo donarli all'Abruzzo. Spero che il mio appello venga accolto e ci siano numerose persone che possano rispondere, tra cui spero le istituzioni dirette.